dove... Allora, eccoci qua, cari amici, eccoci giunti in diretta con la nostra rubrica settimanale Panorama Italia, una rubrica che si occupa di enogastronomia e naturalmente parlando di enogastronomia, due grandi ospiti alla mia destra, i fratelli Strizzi, un grande ritorno, buongiorno. Santino ormai è di casa, Luigi un po' meno, però sì. Luigi è stato richiesto a grande, ah no, c'è stata una grande richiesta. Perché nelle scorse puntate hai presentato qualcosa di soufflé. Bravo, quindi oggi è una puntata dedicata ai soufflé, dedicata al nostro caro Luigi Strizzi. Siamo, Santino, in tema pasquale, perché comunque siamo a due giorni dalla Pasqua. Questa, tra l'altro, la nostra replica andrà in onda domenica alle 11 per chi non potesse seguire questa diretta, quindi andiamo in onda nella giornata di Pasqua. So che sicuramente si è preparata una sorpresa perché è dedicata a questa importante giornata. Risotto pasqualina. Pasqualina, ecco, vedi, l'ha ribattezzato il nostro Santino. Questo è il numero 500, quando siamo arrivati? 583, quindi il risotto numero 583, pasqualina. Allora, Santino, partiamo con le danze, apriamo le danze, esatto. Quindi partiamo con la spiegazione degli ingredienti, così chi ci sta a casa segue... naturalmente ogni passaggio, poi presenteremo i nostri ospiti man mano. Allora, Santino, a te il microfono. Allora, porro, pancetta, come si può vedere abbiamo già messo con l'olio extravergine di oliva che deve essere sempre esageratamente buono. È chiaro. Poi abbiamo la borragine, le foglie e abbiamo del radicchio nostrano scuro. Questo è un radicchio particolare. Sì, è un radicchio molto saporoso e abbastanza amarognolo. Quindi non ha il solito colore. Esatto, è più scuro. È più scuro. E poi abbiamo un po' di fave e un po' di piselli. Vabbè, tutte cose del momento. Del momento, quindi facilmente. È un risotto semplice. Più semplice di così penso che non si può fare. Quindi si fa appassire, come al solito, il porro, la cipolla che adoperate. Quindi facciamo appassire man mano i tuoi ingredienti. Ma scusami, Santino, ho perso il filo, è guanciale? Sì. Ah, ok, ho capito. Mettiamo il riso. Quindi cominciamo la tostatura. Intanto possiamo aprire un bianco. Un bianco? Della cantina di oggi. Perché hai bisogno del bianco? Sì, per evaporare. Benissimo. Luigi, ci fai questa grande cortesia, di questo onore? È per il bianco, hai bisogno subito del bianco. Deve aprire, ecco, deve fare il sommelier, che tu hai fatto il sommelier da ragazzo, quindi... Eccola qua. Incarichiamo Luigi, ecco la nostra collezione, poi vi scopriremo anche il nostro ospite, la nostra cantina. Quindi questa fase si detta tostatura. Tostatura, visto che piano piano stai... Quindi ho cominciato ad imparare. Siamo un minuto all'incirca, un minuto e mezzo di tostatura e poi si evapora col vino. Col vino che adesso metteremo. Invece Luigi, per il soufflé, quando cominciamo le nostre danze? Il vino su, dunque. Il soufflé è al cioccolato, perché viste che è Pasqua. È chiaro. L'uovo di Pasqua al cioccolato. Dobbiamo onorare. Questo si fa fumare. E difatti vedete che fuma. Ecco la fumata in diretta. I Prego. Sapori, i profumi, hai usato un... Bombino bianco. Un buon vino bianco. Bombino. Ah no, ho capito, buon vino. Bombino, diciamo bombino che... Bombino, e dopo diciamo la particolarità è più, di questo. Esatto, è più conosciuto prodotto. Il Trebbiano, ma il Trebbiano, certo. D'Abruzzo è il Bombino bianco, diciamo che... Benissimo, benissimo, come no. Quindi sono, dicevo, identici. Luigi, hai bisogno adesso oppure apriamo... No, posso partire subito pure. No, vogliamo aspettare un po'. Aspettiamo, così dopo. Io intanto metto... Tanto non sono qua i prodotti. Sono... A livello di tecnicamente come cottura al forno, quando hai bisogno? 20 minuti. 20 minuti, quindi metto possiamo le fave, aspettare i piselli. Una decina di minuti ancora. Dai. Sì, ma devo ancora preparare un momento. Allora, devi ancora preparare. Allora, io direi, mentre Luigi, se è d'accordo, prepara l'ingrediente. Esatto. Vogliamo spiegarlo mano a mano. Così appena mi dai l'ok presento i nostri amici ospiti che ci sono venuti a trovare. Partiamo con te? Sì, parti con me, sì. Ok. Allora, occhio per chi sta a casa, il famoso soufflé che avete richiesto voi, amiche che ci seguite da casa, quindi è stata soufflé una richiesta. Soufflé al cioccolato. Quindi in questo caso non un soufflé salato, ma parliamo di... Sì. Quindi soufflé al cioccolato, ingredienti. Allora, ho messo 30 grammi di burro, qui la pentola è alta comunque. Certo. Non soffritto, squagliato così leggermente. No, okay. Adesso ci va la farina. Quindi 30 grammi di burro. Sì, 2-3 cucchiai di farina. 2-3 cucchiai. Vediamo. Di farina. Dipende. Occhio che cucchiai. C'è sempre Santino che vince dalle nostre parti. Quindi non sbagliamo gli ingredienti. Non vi muovete troppo. Ci richiamano subito. Quindi dicevi che un altro burro, farina. Altri due, perché cucchiai piccoli. Quindi 4 cucchiai, sì, in questo caso. Sì. Cucchiai di casa, sì. per capirci.
Quindi si va, se vuoi possiamo cambiare anche lo spazio della pentola. Lo giro questo qua, aspetta. Intanto si va a girare, mi raccomando, Luigi, facciamo capire tutti i procedimenti. Qua sto amalgamando burro e farina, adesso lo faccio cuocere 3 minuti. Potete tornare nella zona d'origine. Quindi 3 minuti sopra il fuoco. Per perdere il sapore della farina. Certo. Mi raccomando, se no ti fanno tornare un'altra volta. No, torniamo, ci mancherebbe altro, guardate qua, siamo in famiglia. 3 minuti di cottura. Quindi 3 minuti di cottura e poi cominciamo man mano a unire. Man mano ci butto qua, ho fatto un misto di polvere di cacao. Cioccolato amaro. Ecco la telecamera, quindi polvere. 2-3 uova di Pasqua, cioccolato. Questi qua dentro, hai approfittato della Pasqua. Se no va bene anche il cioccolato in polvere. È meglio, no, il cioccolato si vuole pure intero. A tavoletta. Quindi hai messo sia in polvere che in tavoletta. Fondente. Ci ho messo una buccia io di intanto aggiungo le verdure qui Ok, dopo lo aggiungo qua dentro. Bene. Santina, hai aggiunto invece al tuo risotto la borragine, la borragine e il radicchio. Mi raccomando, facciamo capire passo passo quindi tra tre minuti cominciamo con le danze. Santino, aggiungi un po' dell'acqua o del brodo? Acqua per il momento, acqua. So che tu sei sempre a favore del brodo. Sì, no, ci va il brodo, ma noi mettiamo l'acqua e poi aggiustiamo alla fine. Oggi Santino è da buon residente, perché adesso è diventato pietino d'adozione, giusto Santino? Esatto. L'abbiamo, diciamo, sequestrato, tra virgolette, perché c'è un'importante processione classica del Venerdì Santo, dove praticamente... Quella di Chieti è molto seguita. Molto seguita. È una delle più antiche d'Italia, se non la più antica d'Italia... E probabilmente con tante comparse, per dire, se ben ricordo. Sì, ci sono tantissimi musicisti e tantissimi coristi. Uh-huh. E effettivamente quando la processione passa il Cristo morto ci sono i brividi di tutti, perché sentire 400-500 persone che tra canti e musica si rizza la pelle con il miserere. E allora il problema è che chiudono tutte le strade già da mezzogiorno. E oggi ho avuto un autista speciale che mi è venuto a prelevare. Cioè, è chiaro, con piacere. Allora, mentre Luigi intanto ha aggiunto del cioccolato. Ho versato il latte col cioccolato. Quindi latte e cioccolato. Tipico, sì. E poi sto lavorando qua dentro, sì. Cominciamo con... quindi il burro va aggiunto alla fase ultimata. No, il burro già stava con la farina. Ah, già era. L'aveva sciolto prima. Adesso devo far cuocere, spagnare il cioccolato e diventa una crema. Mentre Luigi prepara e va a sciogliere, io direi di chiamare i nostri primi ospiti, perché sono venuto a trovare Francesco e Elena della redazione del giornale, del mensile Sette Va, eccoli qua. Grazie della visita, ciao Elena, ciao Francesco, ben rivisti. Grazie per l'invito, siamo arrivati guidati dal profumo, senza navigatore, perché proprio... Eccoci qua, vedi Santino, ha richiamato anche il giornale. Questa è la nuova, Francesco, questa è la nuova copertina bifacciale, come il nostro solito, naturalmente hai dato spazio questo mese anche all'avvento politico. Invece Elena, so che si occupa prettamente anche di food e di altre specialità, che è quello che riguarda noi, giusto Elena? Sì, e io colgo l'occasione anche di presentare la copertina interna di Sette Va, eccola. E io mi occupo in questo numero in particolare del fotoromanzo Sette Va Soap, eccola qui. E colgo l'occasione appunto per ricordare che domenica 27 aprile cominceremo i primi scatti del nostro fotoromanzo al Grande Albergo Abruzzo di Chieti. Quindi c'è una parentesi forzata, avevo aperto questa cosa qua per l'ultima nostra di Olleria. No, volevo interrompere perché da Maurizio, perché ti voleva portare più sul food. Sette Va Divino. Infatti tenevo a parlare di questa nuova proposta, e il fotoromanzo occuperà sul nostro giornale ben 8 facciate, e quindi ogni mese ci sarà un nuovo episodio, e già sono in tantissimi. Le comparse, quindi avete scelto. La cosa più bella è che abbiamo fatto questo casting curato appunto da Elena. Già abbiamo selezionato i primi attori del fotoromanzo, abbiamo fatto già 2 casting, ma altri ne sono in programmazione. Quindi io, Santino e Luigi non possiamo venire. Una puntata possiamo girarla anche con voi, sarebbe bello. Un fuoco sempre utile. Hanno scelto, quindi non possiamo. Facciamo la parte. Vabbè, per la parte food c'è un inserto del genere, arriviamo noi. Sicuramente. Mentre ti riporto, come diceva giustamente anche Francesco, quindi so che comunque ti occupi anche della parte del food per quanto riguarda anche il vino.
quindi avete anche un altro inserto per quanto riguarda... Sì, abbiamo ovviamente ancora l'inserto di, dei Serteva di vino sul nostro giornale, eccolo qui, io ho fatto anche il calendario per quanto riguarda questa azienda vinicola e poi... Uno tra tutte, sul nostro giornale è presente anche l'Enoteca famosa... Barberini a Roma, sì. Quindi il nostro giornale arriva anche nella capitale. Arriva dappertutto. Quindi prossima uscita, Francesco? Canonicamente i primi di maggio, speriamo di poter avere... Canonicamente dedicata anche... oggi, giornata del venerdì. Sì, tra l'altro. Questo è il numero nuovo comunque. Quindi questo è già il nuovo numero, tra l'altro troviamo a proposito, nei punti di raggio. Diciamo a proposito che... di, già che è venerdì santo, l'ultimo sì. secondo che... ti rubo, come sempre i santi del mese in Serteva White, e anche un importante ricordo verrà fuori in maggio su quello che è il cardinale purtroppo assassinato anni or sono in Centro America che tanto ha fatto. Quindi dopo aver avuto il Papa in Serteva White, dopo abbiamo Don Elvis, continuiamo ancora con i santi del giorno e comunque con persone che della Chiesa hanno spicco in maniera o classica o così addirittura artistica oppure addirittura immolandosi essendo martiri del secolo in corso. Come... Diciamo che è un giornale abbastanza completo perché sì, lunga sì. tutto quel... Un'ultima cosa se mi permetti, come per no? chi non avesse la possibilità di sfogliare in maniera proprio cartacea Serteva, il sito è serteva.org e lì si può sfogliare il giornale online. Online, quindi per chi non ha la possibilità diciamo di, se di no, prenderlo proprio sì. in consigliamo mano. Consigliamo sempre l'acquisto. Sì, sì, anche l'acquisto in edicola dove c'è il gadget chiaro. In omaggio, perché comunque in free press questa... finisce subito in distribuzione gratuita, non l'ho trovato. Allora da serteva.it, che è il nostro sito classico, abbiamo anche serteva.org, serteva.biz, che sono degli indirizzi senza andare lì a ricercare, tac, subito compare il giornale pronto da sfogliare. Prossime novità, quindi ok, per quanto riguarda avete presentato questo nuovo fotoromanzo, prossime novità, c'è qualcosa in cantiere? Ripeto, le novità sono sì, con questa diavoleria cucinata, è proprio il caso di usare questo termine, da me Elena, di questo pezzo di modernariato, no? Dove poi partecipano molti lettori, molti clienti, facciamo ancora di più famiglia con Serteva, che è questa cosa del fotoromanzo che ci sta rapendo parecchio. E poi appunto con Serteva Miss, da noi la primavera è partita con un mese in anticipo, il 22 di febbraio, anziché il 21 marzo, ci siamo preparati a seguire quelle che saranno tutte quante le rassegne, tutte le kermesse estive, che ormai sono alle porte, già in primavera qualche sfilata di concorsi bellezza partirà, peraltro i soliti concerti, le nostre capatine a Roma e per i vini e per il food, per ma anche per il live sicuramente avremo qualche cosa. Ecco Elena, so che ha preparato... Sì, questa è la copertina di Serteva Miss, la copertina interna, eccola. Eccola qui. Quindi Elena, non diamo un appuntamento ai nostri sì, io ricordo, domenica seguono, 27 ricordiamo. Aprile, il pomeriggio, faremo già i primi scatti del fotoromanzo. Quindi Elena, per chi volesse. Sì. Sì, perché poi abbiamo sempre dei casting ancora. Sì, continua evoluzione. Con le nostre 24 radio collegate con la redazione abbiamo dei casting addirittura fuori regione per avere delle puntate girate fuori, ma soprattutto la novità forte, ecco, questa è da dire, una rafforzata collaborazione con te Maurizio, tutto quanto il vostro gustoso entourage, è proprio il caso di dire, perché... avremo ancora un doppio laccio che ci legherà che nelle ci prossime legherà. Iniziative come oggi piacevolmente certo. ci hai anticipato, quindi. Tra l'altro Santino ci siamo già conosciuti, io mi ricordo il suo risotto, non so a te dedicato, a te nominato, ma come no. No, però è vero che quel giorno ha dedicato il risotto a Elena, quindi il risotto sì. Elena, giusto? Bella Elena. Bella sì, Elena, bella Elena. Verissimo. Oggi il purtroppo... 262. No, il... molto di più, perché già era arrivata a 500. Sì. Siamo arrivati a 583. Con 562 allora, penso. 579 doveva essere, ecco, perché... Siamo persi dopo il tuo, diciamo, però non è stata onorata in questa certo, sua classifica. Oggi il risotto purtroppo ha dedicato diciamo, a questa importante festa pasquale, però fa in tempo pure Luigi, sì. Luigi fa in tempo a dedicare il suo soufflé se vuole. Esatto. Questa è da vedere come è diventata una crema, quindi. Non so se riesce a vedere lì,
Ma interrompiamo ogni tanto perché sennò si perdono i passaggi. Certo, anzi, viene lui, noi chiacchieriamo ma loro producono. E quindi... Dicevi Luigi, scusa, ecco, a favore della telecamera. Questa prima era liquida, è diventata una crema al cioccolato. È diventata tutta crema. Adesso devo unirci un po' di zucchero. Quindi uniamo, mi raccomando, sennò ci perdiamo, perdiamo con le cose. Quindi lo zucchero due e mezzo. Io lo faccio poco dolce perché sennò... Tu devi metterti dalla parte delle nostre casalinghe, quindi non usiamo cucchiai strani. Quindi cucchiai di cucina, quindi due cucchiai normali, giusto? Sì. Ok Luigi, torno un attimo dai nostri ospiti, anche perché fra poco devo dare il primo lancio pubblicitario. Quindi Francesco, un appuntamento l'abbiamo dato per chi volesse, naturalmente Elena ha invitato i nostri amici che ci seguono da casa se volessero partecipare a questi casting. Certo, perché continuano. Per quanto riguarda questo nuovo fotoromanzo, non abbiamo detto però come partecipare al casting, cioè sul sito oppure bisogna... Sul sito basta scriverci oppure setteva@setteva.it, una volgare email, o ormai Facebook ha preso il sopravvento, quindi sicuramente... Sì. Quindi hai capito, quindi, se vuoi mandare la tua adesione... Facebook in copertina c'è il nostro numero, comunque quindi la prossima, sì, infatti abbiamo visto, però poi non è venuto al casting, però se veramente possiamo avere l'onore di farlo interpretare in un cameo se stesso, noi saremmo davvero contentissimi, ti vedremo anche perché poi è questo che stiamo cercando di fare, un semi-realismo, no? Dove ci sono dei cameo dei nostri importanti clienti o persone che comunque conosciamo e che interpretano se stessi, quindi assolutamente. Io devo raffreddare un po' il fondo, okay, perché aspettiamo, ho bisogno di mettere uno. Allora, complimenti, quindi, ancora qua perché c'è un profumo, peccato in TV non ancora siamo attrezzati qui sul teleponte, diciamo, però sarebbe l'accessorio, diciamo sempre. Quindi ok, allora abbiamo detto tutto, quindi a questo punto Elena, se vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda la vostra importante copertina, ci saremo noi nel prossimo mese, capito Santino? Oggi ci onoreranno con l'articolo e con le foto. Quindi... Niente, io ricordo tutte le attività collegate a Setteva, quindi il fotoromanzo, la nostra radio, 24 radio collegate da tutta Italia, oltre appunto al corredo Facebook, internet e cartaceo ovviamente. Quindi Setteva è presente su tutti i fronti. Benissimo, allora con questo appuntamento... Sì, io ho 4 minuti di tempo, quindi... Sì. Allora, posso dare la pubblicità a Santino? Esatto. Allora, ok. Allora, ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a te. Quindi Francesco e Elena che ci sono venuti a trovare della rivista. Ecco, ospiti. Mi metto davanti perché loro devono i saluti. Ciao. Allora, per la regia, quindi possiamo andare in pubblicità, rimanete con lui. Grazie. Allora, eccoci qua, abbiamo salutato i nostri cari ospiti, Francesco e Elena Settema. Grazie, tornate quando volete, siamo qui. Allora, torniamo a noi. Adesso torniamo seri. Sì. Torniamo alle danze, torniamo sui fornelli. Ho messo tra poco presenteremo il nostro ospite, quindi hai messo... L'ho raffreddato un po' perché... Allora, facciamo una cosa, Andy, riprendiamo tutto il discorso, perché si fosse in questo momento... E io sto quasi per chiudere, quindi... Partiamo un attimo col soufflé di Luigi, quindi hai messo... A raffreddare un po', lo posso fare? All'inizio, allora, farina e burro. Sì. Duro, si fa cuocere 3 minuti, si aggiunge il latte con cioccolato, vanillina... E un po' di cannella, pure volente. Si fa questa crema, poi vedi. E quindi si fa raffreddare. E poi adesso ci ho messo dei rossi di uova. Però la novità che oggi hai presentato è cioccolato. Non salato, però al cioccolato, quindi dedicato alla... Questo si fa raffreddare un po' prima, perché sennò mi cuoci i rossi. Certo, certo, ho capito. Altrimenti uno può pure travasare, ma qua i mezzi sono pochi comunque. Benissimo. Io intanto ho messo il burro per lucidare. Eccolo qua, torniamo un attimo però sugli ingredienti di Santino principale, perché... Chi si è messo, quindi torniamo. Ho messo un po' di burro, in totale avrò messo 25 grammi perché vedete che è morsicato poco. Come si scioglie il burro? Mettiamo il formaggio, manteghiamo, mettiamo l'abbellimento che dobbiamo mettere e il risotto è pronto a quel punto lì. Quindi un minuto e mezzo è pronto. Comincio col formaggio. È dedicato questo risotto al nome Pasqualina, dedicato alla Pasqua. Quindi questo è un risotto pasquale, tipicamente pasquale. Pasqualina. Non pasquale maschile. Pasquale nel senso di esatto. Testa, dicevo Sandino, questo è il risotto numero 583. Allora, quindi siamo pronti, mentre Luigi e Santino in questo momento stai tecnicamente, vedi, questo non me lo ricordo. La mantecatura. Quello è il salto. Il salto, mantecatura me lo ricordavo, quindi il salto. Abbiamo ancora qualche minuto? No, io ho finito. Quindi tempo di
questo rumore che sentite è Luigi che sta preparando l'uovo, il bianco dell'uovo mandato a neve. Quindi solo i bianchi abbiamo. I rossi sono la pietra. Ok. Dopo però rifacciamolo di capire bene tutto quanto il procedimento. Allora, Sandino è pronto. Sandino, se tu sei d'accordo o presento l'ho. Intanto io preparo il piatto. Quindi aspettiamo per il piatto. No, può venire, okay. Intanto io mentre preparo. No, volevo far. Mi servivo lo spazio, perciò stavo aspettando un attimo il. Allora, a questo punto, ok. Andiamo avanti con l'ospite, quindi chiamo con noi l'ospite che avete visto, già abbiamo scoperto le bottiglie. Parlo della cantina Colle del Sole. Chiamo la signora Cinzia Santoferrara. Eccoci qua, piacere. Benvenuta al nostro programma. Al nostro programma Panorama Italia, quindi con la cucina di Tele Ponte. Vedo una bella gamma, ecco, ci mettiamo più qua un attimo, Luigi, sì. Perché sennò a favore della, eccolo qua, della telecamera. Quindi dicevamo, abbiamo scoperto già qualcosa perché abbiamo abbinato il suo vino bianco, tra l'altro è una novità, perché comunque sì, è una novità in assoluto. Dopo lo argomentiamo, però partiamo un attimo dalla storia, dalla tradizione, quando è nata, come nasce questa azienda. Ok, l'azienda è un'azienda giovanissima, ha solo 10 anni di attività, è stata fondata da mio marito dopo aver... Ricordiamo che sta a Francavilla. Sì, noi siamo a Francavilla al mare. Sì, sì, c'è tutta la struttura a Francavilla ecco qua, al mare. Ecco, stiamo andando... Ci sono delle immagini sia delle nostre vigne che della nostra struttura e del punto vendita a Francavilla. L'azienda... Allora, ecco, è come se siamo in cucina, sì, quindi una cucina vera. Piacevolmente in cucina, devo dire. Assolutamente. Dicevamo l'azienda. È stata fondata dopo aver ereditato questi vigneti dal bisnonno. Mio marito ha deciso di cambiare completamente la sua attività. Perché dal 1930. Sì, dal 1930 loro sono di famiglia vignaioli, un po' come anche la mia famiglia. Certo. Poi hanno deciso un po' di fare i vari lavori, tra cui anche mio marito era un cuoco, quindi siamo in casa da questo punto di vista. Stanco un po' della routine della cucina, ha stravolto la sua vita e 10 anni fa ha deciso di fondare questa azienda. Questa azienda. Sì, che ci sta dando, devo dire la verità, tantissime soddisfazioni. In quanti ettari è rappresentata l'azienda? È una piccolissima azienda di circa 20 ettari. Una ventina di, vabbè, comunque sì. giusto equilibrio. Sì, sì. Che comunque sono tanti. Avendo la filiera, giustamente, sì, avendo la filiera noi preferiamo fare tutto in piccolo, ma ha fatto decisamente bene. Benissimo, intanto torno un attimo, rimanga qui con noi perché dobbiamo approfondire ancora l'argomento. Intanto torno alla presentazione del piatto, ecco, Sandino se ci raggiunge. Quindi è pronto il piatto, pronto. Abbiamo usato il suo vino per quanto riguarda il buon vino bianco. Quindi questo è il piatto presentato da Sandino Strizzi, risotto Pasqualina. Quindi dedicata alla Pasqua, poi Sandino faremo, naturalmente ripercorreremo tutti gli ingredienti che sono stati inseriti in questa ricetta. Esatto. Bellissimo piatto, molto colorato e molto primaverile, giusto? Esatto. Eccoci qua. Questo rumore che sentite sottofondo non è che qualcuno col strappo, ma è Luigi che ci sta preparando le uova, il bianco delle uova che deve essere sapientemente, naturalmente, montato a neve. Ok, quindi torniamo sul nostro ospite, prego, signora Cinzia. Allora, per quanto che prima, ecco, sono rimasto incuriosito da questo nome, perché visto che Sandino ha aggiunto questo bombino bianco, quindi un vitigno molto antico. Sì, allora questo vigneto che abbiamo nelle colline di Filetto ha oltre 40 anni e noi l'abbiamo tra virgolette riscoperto perché era stato preso come quindi classico originaria solo di quelle zone, quindi Filetto anticamente era molto diffuso, poi man mano per le sue grandi produzioni è stato un po' tolto e sostituito con altri tipi di trebbiano. Quanti ettari dispone di questo particolare vitigno? 3 ettari. Quindi 3 ettari dedicati sì, a questo vitigno. Sì, sì, sì. E sono gli unici che abbiamo di questo vitigno, anche perché è un po' difficile anche ritrovare. Che note, cioè come facciamo a riconoscere questo vitigno? È molto, molto particolari. Sì, ecco, sì, qui forse chiederei anche l'aiuto di Sandino, perché Sandino è anche un grande sommelier. Dico, se dovessi dare un giudizio su questo bombino bianco, che è un vitigno... diciamo non molto conosciuto, non molto famoso, però da grandi non profumi. È molto conosciuto come nome, perché noi in Abruzzo siamo abituati a sentire il nome Trebbiano d'Abruzzo,
Sì. Però chi ha bevuto il Trebbiano d'Abruzzo ha bevuto anche il Bombino Bianco. Quindi. Certo. Quindi è comunque stato un po' perso come vitigno, insomma, sì, il Trebbiano. Assolutamente. Infatti, loro si sono dedicati proprio soltanto, diciamo, a questo vitigno. Come sappiamo ci sono tantissimi cloni. Sì. E ogni vitigno, per esempio, se prendiamo qualcosa tipo il Sangiovese, oppure altri vini molto famosi, ce ne sono tantissimi di cloni. Certo. Arrivano a 1200-1300 certo. cloni, quindi poi bisogna vedere in quel terreno, in quella determinata zona, col microclima che c'ha, quale di questi cloni va meglio. Perché nonostante hanno lo stesso nome, poi sono diversi. È come due persone, hanno il cognome uguale, però poi certo. agiscono in modo completamente diverso. Nel frattempo mi interrompo un attimo perché sta facendo un importante passaggio Luigi, quindi prego. Sta no, fermati, sta niente, lo puoi anche spiegare tu volendo, perché tanto vende Luigi, quindi lui sta la mettendo in, l'ha inserito in pirofila. Allora, il preparato di prima forte. Del cioccolato che sì. lui ha fatto, prima ammorbidendo il burro, poi ha sciolto i cioccolati, l'ha fatto addensare, ha messo lo zucchero. E a parte quel rumore che sentivate era per i bianchi dell'uovo che dovevano essere montati a neve. Montati a neve, cosa importante. Adesso ha mischiato tutte e due e adesso va nel forno. Si tratta, il bianco dell'uovo è quello che dà. È quello che poi porta che su. Poi porta su il, fa crescere. Quindi quanti minuti? Una ventina. Una ventina di sì. minuti a fuoco alto? Sì. All'inizio ho messo 180, però vediamo adesso se c'è bisogno di dargli una okay. spinta superiore. Quindi comunque non meno i forni sono completamente diversi uno dall'altro. Certo. Quello di casa non corrisponde a quello che si adopera normalmente nei ristoranti. Quando noi parliamo di 160 gradi in un forno da ristorante, a casa è capace che 180 non ci arriva, insomma. Ecco. Quindi è meglio in questo caso bisogna aumentare. Provare il forno. Sì, però bisogna aumentare un pochettino, mai. No, si da mettere piuttosto, si mette sotto. Questo è un importante consiglio per le nostre. Allora, si mette sempre qualche grado di meno di quello che dicono le ricette e si fa stare qualche minuto in più. Se voi mettete più alto, è capace che si brucia e non si cuoce. Questo è un consiglio importante. Quindi in questo caso noi abbiamo consigliato 180 e esatto, perché questo ha bisogno di una spinta. 170 e mezz'ora. Esatto. Se poi si vede a occhio deve controllare. Controlliamo se va su. Vabbè, noi da loro. Una volta che uno poi il forno lo conosce, sa perfettamente i gradi che deve mettere. Diciamo, quindi abbiamo parlato, Sandino, di questo vitigno antico, diciamo rivisitato, tra virgolette, che è il Bombino, però naturalmente l'azienda Sora Cinzia, spieghiamo quello che produce. Quindi ha anche altre perle. Pecorino, sì. Ho visto del grande. Sì, oggi ho portato le nostre due perle migliori. Che poi, tra l'altro, c'è una perla che ha preso il premio. Siete già reduci sì. da questo ritorno, il ritorno del Vinitaly, siete reduci da questo premio che è la gran menzione. Sì. La gran menzione del Torre Fabbiani 2010. Quindi che è il Monte Pulciano, sì, un po', quello che vediamo. Sì. Sì, come no, assolutamente. Poi il quindi fratellino del Bombino. Ha riportato diciamo, la medaglia per il nostro Abruzzo. Quindi sì, siamo la nostra gran menzione. Monte Pulciano con impurezza, quindi noi vinifichiamo tutto in purezza, tutti i nostri vini sono in purezza. Questo è un però, passaggio in no, solo acciaio, solo questo acciaio. È il nostro vino che fa solo passaggio in acciaio, mentre poi l'altro, quello che vi presenterò alla fine, è un Marragone 2008 con 18 mesi di barrique, sì. Questo per è farvi conoscere i due rossi più importanti dell'azienda. Su che fascia di prezzo ci vi collocate? Noi siamo su una fascia medio-alta. Medio-alta, siete rappresentati a livello Italia, comunque avete già una distribuzione? Sì, o noi abbiamo una distribuzione, ma ci teniamo in maniera particolare a dire che comunque i nostri prodotti sono solo nelle migliori enoteche e ristoranti, quindi non abbiamo la grande distribuzione. Poi naturalmente per chi volesse venire a trovarvi in cantina, ricordiamo. In cantina c'è un nostro punto vendita aperto non stop tutti i giorni, certo la domenica pomeriggio che ce lo prendiamo come giorno di riposo. Assolutamente, quindi ricordiamo Francavilla al Mare in Contrada Cetti 36. Contrada Cetti 36. Poi da dove va Santino, quindi sicuramente c'è vino buono. Giusto? Esatto. Quindi per quanto riguarda, quindi abbiamo parlato di Montepulciano, del barriccato del Montepulciano. Facciamo un salto un po' all'indietro. Noi siamo grandi amanti del Cerasuolo, diciamo. Esatto, noi due. Sandino ci troviamo sulla stessa. Abbiamo sulla un prodotto diverso linea. Del classico Cerasuolo, che è il Merlot vinificato in rosato. Quindi il Merlot in. Sì, il Merlot vinificato in rosato e poi presento l'altra linea che è il Pecorino. Sì, questa è una trilogia insieme al Marragone, mentre l'altra. Questa è una bella etichetta, quindi rappresenta una fascia sì. tutta sua. Sì.
quindi per quanto riguarda un merlot vinificato e rosato, esatto, è una novità perché non ha, ma io l'avevo già sentito, c'è degli aromi e dei profumi molto particolari, effettivamente molto particolari. Si ha l'impressione di mangiare viscere. Abbiamo fatto anche su questo un po' di studi, perché effettivamente è molto, ha un profumo molto marcato per essere il classico rosato, e abbiamo scoperto che tutto questo profumo è dovuto grazie a questi ciliegi che circondano questo appezzamento di terra e anche le visciole. Vabbè, naturalmente ricordiamo che è una terra abbastanza vocata, quella di Francavilla, dove ci sono ottimi produttori anche lì. Quindi un plauso naturalmente per il premio che avete preso, quindi per questa grande, importante, gran menzione. Grazie. A questo punto io direi un attimo, signora Cinzia, torniamo un attimo dal nostro scultore, perché sta facendo una delle sue... No, rimanga con noi perché è a favore della telecamera. C'è il nostro scultore, perché oltre ad essere chef e gourmet è anche uno scultore del cibo. Non posso stare senza fermo, capito? Quindi ha dedicato, diciamo, l'immagine, ho visto prima la cucina di Teleponte, eccola là, quindi eccola qui. Però sta facendo dei fiori. Dei fiorellini, quindi. In questa piccola zucchetta. In questa piccola zucchetta, quindi giusto per. Poi la buttiamo in un risotto e faremo. Naturalmente, quindi risotto alla zucca. Allora, noi allora la presentazione, quindi, per quanto riguarda il risotto è pronto. È prontissimo. Io invece ti volevo. Dovrebbe assaggiarla la signora come d'uso. Questo è l'uso nostro, infatti, quello dicevo. Però aspettiamo un po' perché siamo ancora vicini, diciamo, a metà puntata. E invece io volevo sottrarti da quello che stai facendo. So che stai facendo una bella cosa, perché volevo farti dare il tuo giudizio classico come per questo vitigno nuovo. Quindi direi proprio se facciamo del bombino? Facciamo vedere ai nostri amici questo passaggio degustativo, che è importante per chi sta a casa, e hanno apprezzato molto la nostra nota della scorsa volta. Anche il modo di prendere la bottiglia, c'è un modo ben preciso che è questo qui, in modo che la mano si muove molto, non va appoggiato sul bicchiere la bottiglia, ma deve stare a una distanza almeno di 2-3 cm. Si fa una piccola piegatura. Come abbiamo detto le altre volte, il bicchiere si prende da fermo per la prima fase. Si annusa e si cerca di capire qual è il vitigno d'origine, se uno conosce questo vitigno, perché se uno non lo conosce, diciamo che si fanno i corsi proprio per far capire. Nella seconda fase il bicchiere viene mosso e, muovendo il bicchiere, gli effluvi che escono dal vino diventano 10-15 volte superiori. E adesso sentiamo dei profumi molto più intensi, perché sono i profumi come si sono formati in cantina e come ha agito l'enologo e così via. Diciamo che il profumo si va. Allora, questo c'ha un profumo particolare che io la prima volta che l'ho sentito gliel'avevo già detto alla signora. Mi ricordo un vino del Veronese, che è il Masiango di Masi. Di Masi. Sì. Noi siamo andati in una commissione di sommelier, a quei tempi ero commissario della FISAR, e come ci hanno messo davanti questo vino, siamo rimasti tutti quanti un attimino perplessi, perché, guarda, vediamo, sentilo adesso, con la bocca leggermente semiaperta, e ti dà un ricordo della Bubble Gum di una volta. Addirittura, quindi torni. No, vabbè, c'è qualcosa, però è un. C'è un. Non ce l'hanno pochissimi vino questo però, profumo qui. Non lo so se è qualcosa che si avvicina al fiore. Cioè diciamo che la Bubble Gum si avvicina allo sherry. Allo sherry, allora, quindi ha una nota. Ha una nota fragola, qualcosa qui. Del genere. Esatto, questi frutti rossi. Vero, è vero. Quando si parla di vino. Beh, diciamo un vino da grandi profumi, quindi grandi sensazioni. Ma non ti dico questo la verità. Adesso è leggermente su di temperatura, perché il vino, perché un vino come un questo va servito sugli 8-9 gradi. D'estate può scendere pure mezzo grado, un grado, diciamo. Beh, abbiamo che è più fatto piacevole. Scoprire una importante eccellenza che io francamente. Poi si non, porta non al gusto, dove possiamo sentire effettivamente se questo vino ci piace o non ci piace, perché il naso ci dice già che è ottimo come fattura, certo. Però poi il gusto decide se è piacevole. Luigi si è spento adesso. Allora, quello che abbiamo sentito al naso lo sentiamo anche in bocca.
come abbiamo detto già altre volte, 4 secondi sulla punta, 4 secondi sugli scalzi destra e sinistra della lingua e 4 secondi sul glotto. C'ha una buona persistenza, perché dopo che uno ha inghiottito, come viene detto, il vino, di solito sono piacevoli però spariscono. Questo invece io lo sento ancora, gli aromi, i profumi che c'ha, e mi tornano anche gli odori dal naso, quindi effettivamente è un ottimo vino con molte particolarità di fronte agli altri. Grazie. Complimenti a chi l'ha complimenti fatto. Complimenti a chi l'ha prodotto. Quindi qua si fa, in questo vino si capisce come loro stanno, come dedicano l'attenzione. Esatto, perché anche se la cantina non è grande, molte volte è meglio, perché la cantina grande deve lavorare un grande quantitativo e quindi si può perdere nei meandri del vino, mentre una cantina, un'azienda agricola a carattere familiare, certo, dà cura al vino, perché porta il nome loro che hanno messo, non è un nome. Quando voi prendete una bottiglia c'è scritto imbottigliato da che cavolo è, non si sa. Non si capisce. Imbottigliato da Tizio e Caio, certo, noi sappiamo che la faccia di Tizio e Caio è quella lì, quindi. Grande, vabbè, naturalmente noi abbiamo mandato anche l'invito per chi volesse vedere con i propri occhi, diciamo, la cantina, l'azienda, quindi scoprire l'azienda. Invitiamo i nostri amici ad andare. Poi loro sono molto amichevoli, accolgono con molta piace, diciamo, passione, molta gioia e passione le persone che vanno. Ma è importante questo passaggio, perché comunque per chi sta a casa anche capire è come scoprire un vino. È importante anche far conoscere che da noi sono, come sai Sandino, sono passati sia grandi produttori, grandi eccellenze, ma soprattutto in questo caso è importante dare spazio a tutti, ma non per ultimo alle aziende meno blasonate, in questo caso che fanno un ottimo prodotto. Poi stiamo vedendo che un plauso veramente grosso. Le aziende vinicole sono soprattutto al femminile ultimamente. Ultimamente vedo, c'è una tendenza. Ma è già da molti anni, sì, che si diceva che il vino è femmina, non è maschio, perché le donne riescono, come per molte altre cose, riescono a sentire meglio il prodotto, sono più sincere, mentre l'uomo parecchie volte non sta a guardare proprio sul sottile, quindi le donne hanno quel quid in più. Adesso, e poi hanno proprio fisicamente, la donna riesce a sentire meglio degli uomini. Degli uomini. Ma è importante, portate. Poi si sono anche costruite questi movimenti del vino, queste le donne del vino, quindi comunque esatto, adesso ci veramente sono, adesso nel vino c'è una grande presenza femminile, sia imprenditoriale che tutto il resto per quanto riguarda femminile. Ok, io se siete d'accordo, prima di rilanciare, diciamo, i nostri piatti, di rivisitare i nostri piatti, darei a questo punto, chiedo alla regia di dare l'ultimo spot pubblicitario, così rimanete con noi che scoprirete sia la ricetta di Santino, sia la storia dell'azienda con del Sole, e soprattutto il soufflé famoso del nostro Luigi. Il soffiato. Rimanete con noi, grazie, a tra poco. Allora carissimi amici, eccoci qua, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Io, Santino, come di solito vorrei ripercuotere, sì, quello che sono i passi della ricetta prima di ripassare al nostro ospite. Allora Santino, abbiamo preparato un risotto dedicato alla Pasqua, alla quindi Pasqua. Risotto pasqualina. Ripercorriamo il percorso, ecco, dall'inizio. Allora, gli ingredienti. Abbiamo messo il porro tagliato a rondelline, sì, olio extravergine d'oliva superiore, l'olio ci dovete tenere perché l'olio deve essere buonissimo, okay, altrimenti il prodotto facciamo, sì. Abbiamo tostato il riso, l'abbiamo evaporato col bombino bianco dalla cantina Colla del Sole e subito dopo abbiamo aggiunto il radicchio selvatico e la borragine. Abbiamo proseguito con il brodo per 15 minuti, a 15 minuti abbiamo lucidato col burro e subito dopo mantecato con il formaggio. E l'abbiamo preparato nel piatto con gli abbellimenti a piacere. Quindi, io ho messo la borragine. Gli ingredienti che si trovano in questo momento, esatto, perché è Pasqua, quindi è anche sinonimo di questi prodotti. Abbiamo messo i fiori proprio per Pasqua, perché quindi Pasqua è una ricetta, un bel risotto, naturalmente per chi sta a casa, chi non dovesse conoscere, lo conoscono ormai tutti quanti, ma Sandino, il mago dei risotti, non poteva sottrarsi. Il numero 583. Il numero 583. Arriveremo a 600 piano piano. Mentre quindi, però,
la spalla destra, il suo grande fratello Luigi ci ha preparato, che sta in preparazione, il soufflé al cioccolato, grande richiesta, perché nelle scorse puntate c'è stato questo accenno al prodotto dolce, quindi al soufflé dolce, quindi abbiamo presentato un soufflé. Ripartiamo dagli ingredienti. Allora, burro e farina. Burro e farina. 30 grammi, 3 cucchiai di farina, si fa cuocere 3 minuti per avere il sapore della farina, poi latte con la polvere di cioccolato e pezzi di cioccolato. Uva di Pasqua, oppure io vado a prendere l'uva di Pasqua. Bisogna anche riciclare qualcosa che rimane a casa. Un po' di zucchero e una buccia di limone, una vanillina, si aggiunge tutto e si fa quell'impasto. È importante molto, perché ho visto che ci sei stato tanto tempo, il sul bianco dell'uovo, perché fa quello che lo porta su, lo fa lievitare, tecnicamente come si chiama, lo fa gonfiare. Sì. Poi la base, una volta raffreddata, si mette i rossi di uova e poi le bianche. E passa al forno, quindi cottura consigliata 20 minuti a 180 gradi, anche mezz'ora, però quindi non esageriamo, qualche grado di meno e aumentiamo il tempo di cottura. Nel frattempo sicuramente vedremo un soufflé. Speriamo. Ma soprattutto, perché il soufflé? Perché ricordiamo che tu sei stato a servizio di una importante principessa Paola di Liegi, nel casato nel Torino, in Torino Ivrea, giusto? Palazzo Canavese, tutta la zona che era amante di questi soufflé, quindi anche soufflé. Diciamo che tu vai dietro a Sandino con risotto, perché quando ne avrai fatte di soufflé? Di soufflé ogni giorno, sia il limone, l'arancio, Melograno, i capelli di Angelo, tutto ci facevo soufflé, solo soufflé. Soufflé, vedi, io non pensavo che il soufflé potesse dare veramente al baccalà, tante ricette, tutte robe di gnocchi, vedi, al baccalà addirittura, quindi ci possiamo allargare. Agli scampi, quello che vuoi, qualunque gusto. Aspetta, io pensavo che era qualcosa di limitato, quindi abbiamo riscoperto anche questo grande soufflé. Si può fare soufflé. Tutto, poi è semplice. Possiamo allargare, ma non di più, perché sennò non ci entriamo più qua dietro. Assolutamente, a favore della telecamera. Però torniamo un attimo, quindi Luigi, quando sei pronto si sta muovendo, vedi, mi capisci? Purtroppo non possiamo far né sentire il profumo di quello che stiamo preparando. Torniamo un attimo alla nostra ospite, quindi all'azienda, alla cantina Colle del Sole di Francavilla, quindi con la signora Cinzia, anche per raccomandare dei prodotti particolari, perché vedo comunque abbiamo parlato di quelle tipologie che producete, dei vitigni. Abbiamo parlato dei due Montepulciani, del premio che avete ricevuto nella anche il Marragone, 2 anni fa, che è stato presentato come al Vinitaly, ha avuto anche esso la gran menzione, però parliamo di un 2008. Il Merlot rosato, il Pecorino, che ormai è uno dei vitigni più diffusi che abbiamo qua in Abruzzo, quasi quanto il Trebbiano, perché ormai tutte le aziende vantano questo vitigno. Quest'anno abbiamo presentato la nostra prima edizione di Brut e siamo molto orgogliosi di presentare il nostro... Questo è il nostro passito di Montepulciano. È un prodotto particolare, quindi passito di Montepulciano. Quindi non di solito i passiti, Sandino, correggimi se sbaglio, sono sempre dedicati ai bianchi. Beh, no? Non sempre. Se andiamo nel Veronese ci sono molti passiti... Rossi. Quindi la particolarità di questo... Innanzitutto, sul packaging abbiamo curato tantissimo, perché è una selezione limitata di solo 980 bottiglie. Ogni bottiglia ha il suo numeretto dedicato, e con un piccolo attestato di possesso che viene rilasciato una volta acquistato al nostro... un bel packaging, perché comunque c'è un'ottima... Sì, abbiamo, essendo un prodotto di nicchia, abbiamo cercato di fare... di creare un packaging esclusivo, tant'è che la bottiglia non viene messa nella classica imbottigliatrice, ma viene fatto tutto esclusivamente a mano e l'etichetta non viene attaccata, ma sigillata con la ceralacca con il timbro. Il nostro passito non va non è uva raccolta e messa sulle grate, ma viene fatto appassire in pianta. In pianta, quindi direttamente. Sì. Però lo scopriremo, perché abbineremo questo passito al soufflé. Non abbiamo detto prima, allora diciamo che adesso il nostro ospite dovrebbe assaggiare, in questo caso, quindi si scambiano i ruoli, perché lei che dovrà giudicare il tuo risotto. Quindi direi, se posso puoi prendere fare una... che ecco, no, sta lo prendo qua, io. Un cucchiaino. Quindi la signora Cinzia, il nostro ospite, di solito si è raffreddato, diciamo, un po', anche perché se è raffreddato, però bollente va preso. Giudica qui, per esempio, Santino, su questo risotto cosa abbineresti per quanto riguarda il vino? Allora, io abbino sempre il vino che sfumo, il riso lo abbino poi in questo caso il bombino bianco. Il bombino bianco, che ricordiamo è un vitigno
particolare, ecco, ti ha dato già il complimento, quindi eccellente, ma non poteva fare. Grazie. Veramente buono, veramente molto delicato. Dovremmo farla anche in cantina, dei risotti proprio. Troveremo occasione giusta, visto che l'azienda sta per ospitare. Quindi comunque qui con questo tipo di risotto pasquale hai sicuramente un bianco, comunque un vitigno bianco. Sì, non ci è sta, delicato, diciamo. Non ci sta male, anche se io e te siamo purtroppo diciamo formati. Però in questo caso diciamo dobbiamo adeguarci. Perché quando si fa poi un abbinamento fatto bene, si esalta sia il piatto che il vino. Se l'abbinamento è discordante, uno dei due perde, è sbagliato. Quindi quando uno cucina con un vino, deve proseguire con quel vino lì. Quindi se facciamo un risotto al Montepulciano, automaticamente ci va il Montepulciano. Quindi, ma assolutamente, noi lo diciamo sempre, quindi olio buono e vino buono, soprattutto esatto. Nell'uso in cucina. Mentre Santini, io prego la regia perché Valenza sta facendo un'opera d'arte, una delle sue, quindi che ha dedicato la nostra... Tutto a mano libera e tutto col cortellino. È un fiore. Con questo cortellino che non vuole usare più nessuno. Io sono rimasto... Sì, diciamo, questa è una rosa e qui facciamo una specie di margherita gigante, sempre in tema pasquale. È così che il nostro Santino conquista le ragazze, le donne. Bravo. con i fiori e con le opere che sì, fa. Sì, ricevo molti omaggi floreali da parte di Santino ogni Anche tanto. Anche la signora ha ricevuto un omaggio floreale al suo tempo. Sì, vabbè, come ammiratore ci sta sempre, giusto Santino? Quindi assolutamente, non si può mai... Non facciamo niente di male. Allora, mentre vedo che il soufflé, ecco, già comincia la sua bella lievitazione, quindi torniamo per quanto riguarda invece l'azienda, quindi parliamo adesso di vedo anche uno spumantizzato. Sì, abbiamo iniziato quest'anno con la linea degli spumanti, abbiamo fatto la nostra prima prova con il Trebbiano, come vede anche qua abbiamo curato al massimo il packaging, l'etichetta in intaglio di PVC, quindi non è la classica etichetta che si trova. E abbiamo iniziato con il Trebbiano e per la prossima edizione di spumante speriamo per l'anno nuovo, quindi con la nuova prossima vendemmia, di uscire con lo spumante sia di Bombino Ecco, questa è una bella novità per Santino, sì. Dedicato a questo vitigno che abbiamo scoperto oggi. Quindi questo è un brut, leggo comunque, sì, per quanto ma io... è un semi brut. Un extra dry. Come posso chiedere com'è venuta fuori questo nome, cioè Colle del Sole, perché qualcosa di particolare, c'è una bella veduta, cioè come mai dedicato a questo sole, al sole? Allora, noi ogni volta che acquistiamo qualche vigneto o lo affittiamo, comunque prendiamo in mano queste vigne, la prima cosa che andiamo a guardare sono le esposizioni al sole, per avere il massimo dell'espressione dei nostri grappoli. E quindi da là l'idea di sì, dedicata proprio a questa conoscenza del al sole. Allora io direi, Luigi, non so se sei d'accordo, ma quanto tempo ci abbiamo ancora? Non ti basta? Io so cioè, che lui, sta andando, Luigi mi spiace. È molto preciso, quindi dispiace. Il problema è che dopo andiamo fuori. Non ci riusciamo. Vabbè, dai, mentre Santino definisce. Sì, adesso apriamo anche il passito. Ecco, così abbiniamo il passito perché facciamo scoprire questo prodotto che naturalmente è abbinato al dolce, quindi non poteva andare in meglio. Allora io direi, mentre capi il passito lo caccio fuori. Allora mentre Santino, allora, che so che il passito c'ha la sua preparazione, fa passire, guarda come è ben sigillato. Beh, questo è un passito di pregio e quindi automaticamente conosci anche già questo prodotto, Santino? Il passito lo conosco chiuso ma non aperto. Non aperto, ho capito. Ecco, questo per esempio è una novità, ecco, quello che sta facendo lui, io sicuramente avrei fatto qualche danno. Allora, quindi così si fa scendere, aspetta che sposto il risotto. Esatto. Me lo metto qui a favore della telecamera, così facciamo rivedere la tua opera d'arte. Quindi questo lavoro che stai facendo è un altro lavoro, è un'altra tecnica, quindi è quello di questi sono pochi vini che hanno il sigillo di garanzia a questo livello, quindi quando si apre un vino di questa portata non dico che ci vuole quasi un prete che ci benedice, ma che sono cose molto particolari, quindi
Qui è una bottiglietta da 25, da 33, non... Da 33. 33. Sì. Quindi, e comunque... quindi per noi due, basti avanti. Va bene, intanto... A Luigi non glielo diamo. Allora Luigi, noi siamo pronti, ti prepari il piattino per... Sì. Per far provare la tua specialità, quindi ricordiamo dedicata a Pasqua, quindi soufflé al cioccolato, e l'ho tutto onorato e bagnato da questo stupendo, prodotto che è il pastito di Colorso. Lo so, io so come Luigi, come la pensa, perché lui voleva arrivare al massimo della presentazione, però guardate che bel prodotto, veramente vi dico Luigi, non conoscevo, diciamo, tutti i processi e i procedimenti per quanto riguarda il soufflé, ma devo dire, a parte il profumo e il sapore, sì, che sono eccezionali, la facciamo assaggiare sempre la nostra ospite, la signora Cinzia, e così e Santino degusta questo passito, che per me anche qui è una novità, perché io sono abituato sempre ai passiti bianchi. Beh, le note dei passiti aumentano moltissimo e sono particolari. Frutta secca, uva passa, fichi secchi, diciamo che dentro un passito ci sono dei ricordi, parliamo di ricordi perché molti dicono che sa di, ma effettivamente sono dei ricordi, e quando noi esprimiamo gli aromi, gli odori. E anche qui va... Beh, qui gli effluvi sono potentissimi perché il passito è molto concentrato. Benissimo, quindi. Benissimo. Allora, per chi, amici, siamo quasi in dirittura per una golosa d'arrivo. È la morte io sua. A questo punto direi anche per Santino, una golosa non l'ho mai assaggiato, non lo so. No, non l'avevo mai assaggiato. Beh, questo è un elisir. È un elisir, ecco come la chiamate. Questa la mattina, vi prendete un bicchiere di questo e state bene tutta la giornata. Allora, dicevo, Santino, se siamo pronti, quindi ci salutiamo con uno spumantizzato, quindi onoriamo per la Pasqua questa importante festa. Io naturalmente, allora, per chi ci sta a casa, comincio con i ringraziamenti, quindi mentre Santino prepara la bottiglia i bicchieri sono pronti. Benissimo. Per chi sta a casa intanto dico ringrazio la nostra ospite, la cantina Colle del Sole, nella persona grazie di Cinzia Santoferrara. Un invito, vogliamo lanciare un invito per chi ci vede a casa, quindi quello di venirvi a trovare. A trovare sicuramente tutti i giorni presso il nostro punto vendita in Contrada Cetti a Francavilla al Mare, e occasione anche per un piccolo accenno per cantine aperte che quest'anno stiamo preparando. Prossime, quindi un grande invito, grazie alla nostra ospite. Ringrazio naturalmente, parto da Luigi, che ci è venuto a onorare con la sua ricetta per quanto riguarda la sua specialità, i soufflé. Quindi grazie a Luigi Strizzi. Siamo quasi, naturalmente, prego, grazie al nostro carissimo ospite di sempre, che è Santino Strizzi. Santino, vogliamo lanciare un augurio. Auguri di una Pasqua felice e ricca di bontà. Di bontà. Io invece veramente approfitto per darvi gli auguri a nome di nostro e naturalmente di tutta la redazione, lo staff di Teleponte, soprattutto lasciandovi con un augurio e una serena Pasqua in famiglia, perché è la cosa più importante, giusto Santino? Quindi buona Pasqua a tutti, grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che ci avete tra virgolette sopportato in questa puntata, sperando di avervi fatto passare un'ora in piacevole compagnia. Grazie a tutti. Alla prossima. Auguri. Buona auguri. Pasqua. Auguri. Auguri.